Allora, guarda, questo è un video che io faccio da dove già sono colpito da una casa che ha dei comignoli che sono improponibili, cioè nel senso... Poi da una camionetta e qui siamo dove? San Damiano d'Asti. San Damiano d'Asti. Il cagnolino si chiama Vasco. Si chiama Vasco, è qua, è in mezzo a noi. Perché tu sei un fan di Vasco Rossi. Certo, noi tutta la famiglia siamo appassionati. E la cosa che mi colpisce è che sei attaccato alle radici. Ma sì, è la nostra storia. La nostra storia di quello che noi siamo. Di là c'hai la moto con cui tuo nonno andava. Mio nonno andava a vendere a Torino, prima della guerra, andava a vendere in moto. E abbiamo ancora recuperato appunto il Guzzi. Andiamo a vederlo? Andiamo a vederlo, assolutamente. Andiamo a vederlo. Vieni. E qui c'è il moscato. E la cosa incredibile è che in mezzo a questo deserto di colline voi fate il ristorante, ho detto, ma viene gente, voi dite pieno. Questo locale qua non è ristorante, è merenderia. Si chiama Merenderia Carlin De Paolo. Qua è la merenda. Ah, la merenda. Qui abbiamo, come vedi, abbiamo il Guzzino, proprio del nonno che quando partiva andava andare a Torino a fare le vendite. Poi dopo c'è stata poi l'evoluzione, la Guzzi al 500 Falcone, 500 Falcone che è storica moto italiana, made in Italy. E qua abbiamo la testimonianza del nonno con la moto del 60. Questi sono quello che noi siamo, quello che noi facciamo, la nostra famiglia, la nostra origine. Mio papà e io con i miei fratelli, la nostra famiglia e la nostra forza. Queste sono foto che parlano del nostro territorio, il piloni che abbiamo restaurato, recuperato nelle vigne. Allora, cioè, cos'è il pilone? Il pilone sono delle chiese votive di gente che è arrivata magari dalla guerra, che ha preso delle grazie, dove hanno, queste qua sono piloni che hanno 200 anni, no? Una chiesetta in mezzo a nulla, sì. Recuperato, restaurato a nostre spese per dare come, diciamo, un valore aggiunto a livello turistico per la gente, un motivo per far venire i clienti da tutte le parti del mondo. Perché qui arrivano da tutte le parti del mondo? Qui arrivano da tutte le parti del mondo. Cioè? Svizzera, America, Cina, da tutte le parti. Noi e lavoriamo. Perché? Perché siamo nel Monferrato, siamo nelle colline Alfieri, dedicate a Vittorio Alfieri, siamo nella zona più semplice ma più importante, dedicata appunto a parecchi vini, a cavallo tra il Monferrato e il Roero, e questa zona, noi siamo a 20 km da Asti e 20 km da Alba, siamo a metà tra Asti e Alba. Diciamo che è uno dei posti migliori per venire a mangiare e ad assaggiare i nostri splendidi vini. Quindi, questa è la nostra forza, quello che siamo, quello che facciamo. Qua abbiamo la carrellata di vini di nostra produzione, dagli spumanti al moscato, alla malvasia, al metodo classico, la Barbera anche sulla British Airways, sugli aerei, sempre con Carlin De Paolo. Sì? Sì. Cioè non su Alitalia. Prima classe, prima... No, è vero. Poi abbiamo, dai nostri vini bianchi al re dei bianchi, l'Arnese, Terra Alfieri Arnese, che è l'Arnese della zona. E poi, la Barbera, fino ad arrivare a Barbera Superiore, al Cisterna, Croatina, Barolo, Barbaresca. Abbiamo i nostri vini autoctoni della zona del Piemonte. Questa è la nostra forza. Questa è la merenderia, è quello che noi, come molto easy, molto facile, da servire, che vi aspettiamo, se venite a trovarci. Sì, ma sai che cos'è la forza? La forza è questa, è la vera forza dell'Italia, credere nelle radici e andare avanti. Certo, questa è la nostra forza, è vero. Bisogna cercare di andare avanti, guardando sempre il futuro, avendo anche, diciamo, il coraggio di investire, di riuscire a crescere in quello che e credere in quello che noi facciamo. Se siamo arrivati qua è grazie a questo, abbiamo fatto tutto questo avendo anche purtroppo anche dei debiti, perché bisogna comunque investire per raccogliere, no? Bisogna seminare per raccogliere, e qui abbiamo seminato tanto e cerchiamo di andare avanti. Prima mi dicevi che per festeggiare la fine di un mutuo dopo 10 anni, sì, di un mutuo importante, sì, avete fatto una festa con quanti invitati? 4.000 persone.
Gratis. Assolutamente, qui abbiamo riempito tutti i prati, abbiamo fatto la gara d'aratura con i trattori con i testa calda, con i trattori vecchi. Queste sono delle nostre origini. Con il cavallo, c'era l'amico che ha portato il cavallo, ha arato il pezzo col cavallo come si faceva una volta, cosa che i giovani di oggi non hanno mai visto, mai sentito, non sanno neanche di cosa parliamo. E questa è la nostra bellezza di quello che noi facciamo. Bene. Ciao Vasco. Ma tu lo sai che porti il nome di un cantante importante, sai, di un artista, più che un cantante, sai? Eh? Quello è il nostro mascotte. È la mascotte questo, quanto tempo ha? Ha 4 mesi. 4 mesi, ma sei piccolino. Sì. Ma come mai che ti lascia la pettorina, non te la posso? Perché scappa, dobbiamo tenerlo, è scalpitante. Si chiama Vasco. Vieni fuori a vedere il nostro Deor, quello che... Cos'è il Deor? Questo? Questa è la nostra terrazza ai piedi delle vigne, dove facciamo gli eventi, alla domenica sera facciamo gli aperitivi. E qua abbiamo il nostro palco agricolo, dove vedi, ai piedi delle vigne. Questo è il nostro palco agricolo, dove abbiamo appunto collegato con l'impianto filo diffusione. Cioè praticamente il DJ lo metti sulla... Il DJ lo mettiamo sulla campagnola, oppure il musicista si esibisce qua. E qui appunto è la regia dove domina tutta la zona del Deor. Facciamo delle belle feste, quindi vi invitiamo a venirci a trovare, a vedere quello che facciamo. E terminiamo con uno strano comignolo. Sì. Noi ci identifichiamo con i comignoli. Ciao Davide. Grazie. Grazie Red. Io con lo chef. Ah, lo chef, sei quello piccolo. Red. No, il penultimo. Penultimo, lui è lo chef. Penultimo, lo chef. Quello che ha fatto la crostata. Ah. È buona la crostata. Ecco. Senti, allora tu hai detto che questi vini, dici tu che sei vegano, questi vini sono importanti. Red, vegano, vegetariano, sì, che sia. I nostri vini sono vini che, appunto, parlavamo appunto della tecnica che utilizziamo nella filtrazione, nella pulizia del vino, cosa. C'è chi magari utilizza chiarifiche, anche diciamo vegetali o animali, come l'albumina, come altre cose che arrivano dall'uovo, arrivano dal... Colla di pesce. Diciamo. Colla di pesce, dicendo. Cioè, questo... mettono nei vini questa roba? Eh sì. Si usa anche per la filtrazione, no? Anche per la decantazione. La più antica filtrazione era l'uovo, il bianco dell'uovo nel vino faceva decantare lo spessore. Il problema qual è? Che adesso c'è tanti intolleranti a queste cose, allora noi abbiamo tolto tutta questa storia con una tecnica di filtrazione specifica per avere appunto un vino più naturale possibile. Questa è la nostra forza di quello che facciamo. E qui hai il Moscato d'Asti, Moscato d'Asti IOCG, firmato Carlin De Paolo, top. E oggi cosa c'hai oggi? Oggi agnolotti, cosa fai Lolo? Pennette fresche con pesto e rucola, buone le pennette fresche, pomodori, bello. Tagliate la griglia e via. Beh, c'hai la faccia un po' addormentata. Stanotte mi ha lavorato tanto. Ah sì? Ho fatto cena ieri sera. Ah. Abbiamo l'orto, tutto arriva bio. Tutto da lì. Ci sono un po' di erbacce, ma in mezzo ci sono delle belle... bei prodotti. È importante che non sia nervaccio, vuol dire che non dai anche parassitari. Certo. Zero diserbanti, niente. Anche le viti, adesso non hai tempo a fare un giro, ma noi con lavorazione di vigneti senza diserbanti, lavorazioni meccaniche, e guarda, vedi tutte belle verdi. Bisogna trattare le piante come esseri umani, non soltanto da sfruttare.